Facciamo finta che è iniziata ora la live. Comunque, nuovamente un saluto sempre a YouTube del futuro ed un saluto a Twitch ora. Si continua con Code Veronica. Io non ricordo effettivamente come cazzarola eravamo combinati l'ultima volta e cosa stava succedendo. La medicina, l'emostatica, quella sì, quella la ricordo. Il problema è che per arrivare all'emostatica, la roba del per curare Rodrigo, si deve fare un bel po' di backtracking, di strada. Vabbè, che non la facciamo? Facciamola. Allora, quindi posiamo questo per ora. La medicina la portiamo. Ok. Portiamo e via, va bene. Dicevo, prima che iniziasse qualche problemino a livello tecnico, rispetto all'ultima volta ho aumentato un attimino quello che era il volume del microfono, perché effettivamente come immaginavo, come temevo, come presumevo, il volume del gioco, non facendomi modificare quelle che erano le impostazioni, era decisamente più alto rispetto a quello della mia voce. Quindi una cosa che mi stava facendo girare non poco le palle. Ora direi che possiamo andare. Ogni volta streamare con Veronica è un miracolo, non si è capito per quale motivo, ma andiamo, va bene così. Allora, qual era il piano? Era tornare sicuramente, come diceva, a dare la medicina al buon Rodrigo, giusto? Non ricordo più, credo si chiami Rodrigo. E come ci si andava? Boh. 1F. Mi avvicino un attimo, così almeno bottarella al microfono ci sta sempre. Ok. Allora. Ok, credo di qua, sì. Questa è una shortcut. Teoria. Sì. Muy bueno. Però io ho un'altra domanda adesso. Va bene il discorso di Rodrigo, della cura, i cagnacci, cazzi, zizi, eccetera, eccetera. Però oltre quello, com'è che mi devo muovere effettivamente? Perché, oh no, il vermone. Perché dei dubbi ci sono. Ah, penso di ricordare adesso. Ho tolto il disattivato, non tolto. Ho disattivato l'allarme della stanza, quella della ventilation room, non ricordo. Ma andiamo a controllare adesso. Non costa nulla, quindi vabbè. Allora. Già si sentono i lamenti, si sentono. Madonna, sentili, va bene. Allora, salve. Ok. Eccoci al cimitero. Allora, basta lamentarti. Yeah. Non cadi? Non cadi? Ora è caduto, d'accordo. Coltellazzo. Ah, vabbè, è andato. Riusciamo ad evitare sto cazzo. Ancora su caution ci sta.
E via. Pururururu. Rodrigo, arrivo. Eccoci. Oh no. Ci sei? Oddio. What are you doing here? Calma. Hemostatic medicine. How kind of you. Thanks. Va bene, aiuto. Here, let me help you with that. Thanks, but I can take care of myself. Just go. Just go. Cazzatissimo. Ai. Keep it. It was a gift from my brother, but... Thanks. Here, let me give you this in return. You might need it later on. Oh. Now go. Il lockpick. Grimaldello. Ah, grazie. Grazie, Rodrigo. Un eroe. Nel frattempo, qui che abbiamo? Una bella roba che ha cacciato via. E va bene, andiamo. Ci siamo. La strada, porca merda, devo sparargli per forza. Tiè, andato? È Claire, ma porca mignotta, ma non è possibile. Claire, ok. Va bene. Allora, devo andare. Allora, intanto superiamo i ragazzacci. Ok. Alla base devo tornare. Alla training facility. Quindi andiamo. Let's go. Ok. E via. Come? Ah, ma perché avevo mancato... Vabbè, che stronzo che sono. Avevo mancato la porta. Va bene, va bene. Via! Ok, oddio. Non ho posato la scheda. No, meno male, non l'ho posata. No, mi stava venendo un attimo una botta di... Ok. Oh, non ti serve più. Meraviglia. D'accordo, questa è andata. Andiamo. Questa non si può aprire perché non abbiamo la doorknob, la maniglia, la porta. Ed eccoci qui di nuovo, stavolta se può. Sì, uno, due,
E va bene, niente. Uno. Uno. Due. Sei. Oh. Finalmente. Siamo dentro. Allora. Che ci stava dentro? Robe interessanti? Porca miseria. Babini. Is it drowns? Oh, signor. Poi. Non c'è niente di utile. Non c'è niente di utile. Ah, skeleton picture. Ah, proprio prende per il... Ok. Oh, porca merda. Sembrano due palle. Oh, shit. No, 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 via. Via. Bello. Bello lui. Con calma, Claire. Sempre corso. Pemperem, 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 via! Ok. Perfetto. E... abbiamo il quadro. Abbiamo il quadro. E... Oh no! Sali! Ok. E avendo il qua... Allora, intanto... Intanto... Ok. Io andrei un attimino alla cassa oggetti per recuperare la Dura Aluminium Case e poter effettivamente andare. Quindi. Ok. Pemperem, pemperem. E apriamola. E poserei un attimino i colpi del... Yes, it drowns. Ok. Poi sto pensando... C'era pure... Ma in che senso? Ah, perché... Aspetta. Ce l'ho il... Ok. Ah, vabbè, madonna mia che... Che roba... Vabbè, sono... Questi dovrebbero essere polvere da sparo per la balestra, per poter fare i colpi esplosivi, ma tutta sta caciara, questo discorso qua, vabbè. E tanto questi si posano, come sempre. Questo si posa. Torniamo indietro. Andiamo di qua. Era il B1, se non ricordo male. No, come cazzarola si chiamava? No, è sotto. Quindi devo scendere. Andiamo di qua. E con l'ascensore devo andare molto in giù, molto in basso. Anzi, prima... Ma facciamo in ordine le situazioni, un po' di... Che cosa sto impazzendo? Sto impazzendo, signori! No, prima... Dove sono ora? Cosa sono? Chi sono? No, forse... Al secondo piano?
Sono al secondo piano, quindi devo andare al primo. Per posare il quadro, intendo. Il ritratto. Quindi per ora andiamo al primo piano. Andando al primo piano... In che senso? No! Dovevi schiattare, lo sa... Madonna quanto duro è! È ancora vivo! Ma come... Com'è possibile questa... Questa vergogna... Dai, è forte! Dai, è forte! Siamo su! Madonna, un toro, Claire! Su caution giallo! Però che palle, comunque! Però che palle comunque in tutto questo. Va bene. Allora, posiamo sto quadro. Sto ritratto. Qui. Ah. Oh. Ok, questo è per la villa. Questo è per la villa. Una piastra, una piastra memoriale comunque. Ci sono delle scritture su di essa. Dedicato al centro, al completamento della struttura d'addestramento. L'8 di dicembre, Alfred Ashford. Ok, 8 di dicembre. Ah, il simple lock, vai. Dentro c'è uno spray, va bene. E ci siamo. È un diorama modellato dopo la struttura. Dopo aver terminato la struttura. C'è un buco dove poter inserirci qualcosa. Un buco! Non possiamo inserire niente in questo momento. Quindi va bene. E volevo andare, dicevo, sotto. Quindi dentro. Ok. B1F. Esattamente. Di qua. Ok. E qua. Ok, questo. Yes. E abbiamo altri colpi acidi che male non fanno, onestamente, quindi va più che bene. Più che bene. Possiamo andare. Adesso, ragionando, devo tornare di qua sicuro. Sto dimenticando qualcosa, non mi sembra. Non mi sembra. Boh, andiamo. Ah, devo andare alla mansion, quindi un attimo, fatemi controllare se... Non credo di...
No, ok. Devo andare di nuovo al palazzo, non alla mansion. Stronzone. Quindi, 1F, primo piano. Di qua. Cagnacci, no! No! Madonna, va bene. Va bene, Claire. Prendiamoli questi colpi. Va più che bene. È tutto perfetto. Ovviamente. Che fate? Te ne privi. E io userei lo spray, onestamente. Che stronza. Quelle sono frecce. Ma oggi tutto perfetto, eh? Ok, prendiamole. Via. Benissimo, in pieno. Non mi ha danneggiato, dov'è più di tanto? Ok. Andiamo. Ok. Allora. Ah, benissimo. Salve. Claire? Grazie. Qua mi hanno salvato i frame di invincibilità. Tosto come gioco, veramente tosto, soprattutto perché è la versione proprio classica, ecco, non mi veniva il termine, quindi è ancora più complesso nei nuovi stronzimenti. Ma porca miseria, ma possibile? Vieni, e vorrei evitare di sparare per quello più che altro. Ok, perché prendono? Perché ad un certo punto partono in sta corsetta? Ma non l'ho capito. Andiamo. Ma perché è bello questo gioco di telecamera? Mi è piaciuto, dai. Ah, e ci ha portato sul caution. Perché non ti fotti? Perché non ti fotti la prossima volta? Razza di stronzo. Allora, pensandoci, posa queste, posa queste, raggruppiamole, ok, e sono dimenticato cosa stavo pensando. Ah, volevo salvare, giusto? Male non è. Via. Ok, all'8 ci sta. Palazzo safe room, d'accordo. A questo posiamolo. Ok. E andiamo. Na-na-na. Ora c'è sempre lo zombie fuori che ci aspetta, quindi occhio. Come è messo? Vabbè, anzi, va bene. Lui però deve andare, mi sa. Sì, penso proprio male, sai. Ok. Ah, la chiave non apre questa porta? No, questo è Silvercrest, quindi no. Quella sotto, allora. Perché? Ah, scendono le scale, da quando? Da quando questa diavoleria? Dovrei passare, giovane, grazie. Allora. Ok, quella. Verde. Verde! Apre...
Ah, solo questa, ok. Ok, discardiamola. 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 Abbiamo qua. Che dice? Messaggio. Ok, al nuovo maestro della famiglia, nuovo capo della famiglia. Signor Alfred, congratulazioni per la sua successione come capo della famiglia Ashford. Ok. Le tengo presente. Earthenware vase. Con un vaso di un qualcosa, ok. Come. Ah, vabbè, accordando a quella che è la tradizione della famiglia Ashford, ok. Cioè, le tengo presente il quanto segue con quello che è il vaso di quel materiale lì. Terracotta potrebbe essere. Vabbè, come comunque la tradizione in questo caso, d'accordo. Come potresti sapere, questa tradizione inizia. Presente da Golden Teacup as a commemorative to Veronica. Ok, inizia con un butler che non ho idea di cosa sia. Scusate, un attimino. Famo una robetta del tipo. Butler. Ah, maggiordomo, ok. A Veronica. Ah, un maggiordomo presenta, ok, consegna una tazza dorata di tè come commemorativo a Veronica. Ok. Come fondatore della famiglia Ashford, la sua intelligenza e bellezza sono straordinari, leggendari, ok. Il secondo e il terzo maestro, Stanley e suo figlio Thomas, sono stati anche presentati con delle tazze simili in questo caso. Ok. Cioè anche a loro sono state presentate queste, sono state consegnate, ecco, queste tazze simili. Era nella loro speranza di raggiungere la gloria come Veronica ha fatto prima di loro. La posizione del. Position of Family Master? Ah, ok. La posizione del capo di famiglia è poi shiftata, è passata al signor Thomas e il suo fratello gemello, Sir Arthur. Ed è lì, fu lì quando fu a quel punto che il Sir Edward, tuo nonno. What? Mi sono perso un attimino nel contesto. Shiftata a Sir Thomas e suo fratello gemello Arthur. Ah, e poi. Ok. E poi andò. Ok, al signor Edward, al Sir Edward, tuo nonno, d'accordo. Ok, ed è quando, insomma, la famiglia Ashford ha attraversato la sua epoca d'oro, in questo caso. Allora, è stato anche quando il Sir Edward inaugurato la sua più grande, ecco, industria chimica, l'Umbrella Inc. Ok. Ad ogni modo, quando Sir Edward venne a mancare, tuo padre Alexander successe al trono, alla posizione. Ah, la gloriosa famiglia degli Ashford gradualmente cominciò ad affondare, ok, a decadere, mettiamola così. Io mi auguro sinceramente che la famiglia degli Ashford riottenga la sua gloria sotto la tua guida. Proprio come questo vaso continua a brillare in eterno in questo caso, ok. Scott Harman, maggiordomo, famiglia Ashford.
Sì, va bene. Il memo del Grandmaster. C'è un messaggio. Traccia. Ah, ok, traccia la legacy della famiglia Ashford. Rivela il vero maestro, il vero capo. C'è un bottone sotto. No, perché penso abbia a che fare con quella. Questo è il vaso. Stavo scherzando. Ah no. In memoria di Alexander. Della successione di Alexander Ashford. E. Ah, i quadri. I quadri. Un attimo. I quadri, il memo. È un ordine. È l'ordine, sì. E va a lappiare ora. Dov'è il. Ah, eccolo. Allora, come inizia? Cosa dice? Ah, è iniziato con il maggiordomo che la consegna a Veronica. Ho visto un quadro sulla sinistra dell'unica donna, quindi penso sia lei. Poi, quindi Veronica, quadro donna. Ok, secondo e terzo Stanley e suo figlio Thomas. Stanley e suo figlio Thomas. E poi è shiftata. Ha due gemelli e al nonno. Ok. Quindi se l'ordine. Se non sono stronzo io, l'ordine. Vediamo adesso. Guardiamo un attimino i quadri. Allora, abbiamo detto Veronica. Sì. Uno. Ora, un padre e un figlio. Un padre e un figlio. Red Dead Man. Un piatto? Non un piatto. Perché un piatto? Ah, holding a T-set. Ok. Ho visto, ok, due gemellini. Vabbè, cioè, devo andare solo a cercare le tazze realmente. E poi? Oddio. No. Può essere sia. Questo cos'è? No. E proviamo a. Mi sembra una cacata. Vediamo. Vediamo se. Sì. Oh, porca mignotta. Devo uscire? Esco e rientro. Secondo me, allora vediamo. Ok, si è resettato. Ho sbagliato una roba del tipo. Lei è giusta, come prima. Basta! Ok, poi lui, sicuro. A sto punto penso lui, può essere. Non penso di doverli premere tutti. E i gemellini. Però poi parlava di nonno. Non so se li devo premere tutti. Forse sì. Nonno. E poi Alexander. Ma può essere sia questo l'ordine reale. Cioè, scusatevi. Che sia lui Alexander? Assomiglia ad Alfred effettivamente, quindi sembra un po' il padre. Cazzarola. Vediamo se. Sì. Ok.
Si può staccare? Yes, allora. Allora. Calma. 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 Allora, Veronica sicuro. Dov'è? Veronica sicuro. Ed è il quadro della donna. Stanley e suo figlio Thomas. Ora c'è da capire una cosa. Stanley e suo figlio Thomas, che hanno delle tazze simili. Ok. Ok. Tutti e due hanno tazze. Sir Thomas e i suoi fratelli gemelli Arthur. E poi ad Edward, tuo nonno. Va bene. Perché secondo me ho mancato quello dei bambini in realtà. Dei gemelli. Quindi di nuovo. Veronica. A meno che, scusate. Potrebbe essere lui il padre? Ah no, ma c'è qualcosa che non mi convince in questo discorso perché lui non. Sono stati presentati con delle tazze simili. Tazze simili. Penso di aver sbagliato nuovamente in ogni caso. Che non ho capito se li devo fare tutti o qualcuno comunque deve essere lasciato. L'abbiamo premuto, sì, andiamo. Sì. Davvero poco fastidioso anche il suono. Va bene. Va bene. Quanti sono sti cazzo di quadri? Scusate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadri. 6 quadri. Veronica, 1. Stanley e suo figlio. Siamo a 2. Thomas e suo fratello Arthur. 3, Edward il nonno 4, Alexander. Allora, premuto, sì, 1. Non so perché mi convinco del fatto che debba iniziare con lui. Due. Boh. Ma lui parla solo di tazze, però, eh. Cioè, è questa la roba che un po' mi. Vediamo, andiamo così. Proviamo ad andare in questa maniera. Perché forse sto overthinkando, non lo so. Magari non devo andare. Ok. Allora, abbiamo detto 1. 2 3 questo punto evitiamo completamente quel lato 4 e 5 speriamo
Le ho provate tutte, non sto arrivando a capire. Allora. Veronica. Stanley, ma scusate un attimo, Stanley e suo figlio Thomas. Anche loro sono state presenti delle tazze da te. Ok. Il problema è che non c'è nessuna forma di nominativo su questi soggetti. Sarebbe troppo facile, giustamente, uno dice. Quello sì. Però vorrei anche capire. Qui ci siamo. Lei è una, d'accordo. Proviamo al contrario. Del tipo. Così. Ma no, secondo me proprio non. Lui non. Cioè, secondo me lui non c'entra nulla. Aged. Quelli sono i gemelli, sicuro. Cioè, abbiamo localizzato Veronica, l'unica donna, effettivamente. Vediamo se. Allora. Veronica, Stanley, scusate, ma Stanley è suo figlio. Mi dovete perdonare un attimo perché io sarò stronzo, giusto? Sicuramente. Veronica, Stanley è suo figlio Thomas. Ok. Stanley e suo figlio Thomas. Veronica, Stanley e suo figlio Thomas. Shiftata a Sir Thomas, suo fratello gemello Arthur. Veronica. Non ho idea chi è. Stanley e suo figlio Thomas. Hanno tutti e due. Sapete perché faccio il ragionamento Stanley, questo cristiano e poi suo figlio Thomas? Perché hanno tutti e due i capelli rossi in questo caso. Quindi sono gli unici accomunati dalla genetica, mettiamola così effettivamente. È sbagliato come ragionamento? Però alla tazza. Questo bastardo alla tazza. Tentiamo così. Poi andiamo su di lui. Evitiamo il vecchio. Andiamo di qua. Nella speranza che lui possa essere Alexander. Basta! E andiamo. Cioè, ma io non sto capendo. Allora. No, dov'è? Oh, signore. Ci siamo incastrati. Ci siamo fottutamente incastrati. Allora. Scusami. Veronica. Allora. Veronica. Stanley.
e suo figlio Thomas. Cioè Stanley e suo figlio Thomas. Poi vabbè, Thomas e i due fratelli va bene, perché... scusa, non da Thomas. Da Thomas ai fratelli gemelli va bene, cioè fino a qua ci siamo. Mi sto perdendo un... forse un particolare. Facciamo una cosa completamente diversa. Cioè, facciamo Veronica. Ok. Il quadro con i bambini. Il roscio. L'altro roscio. Bastardo! E direttamente... Che cazzo è sta roba? E via. Vediamo se... Oh Gesù, oh Gesù, oh Gesù, oh Gesù, oh Gesù, oh Gesù, oh Gesù! Ripremi sta cafonata. Allora, Veronica. Belle che tutti si stanno provando, eh. C'è che cazzo. Abbiamo detto il quadro con i bambini. Stavolta tentiamo lui. Il roscio numero uno. Poi andiamo dal roscio numero 2. Mettiamo il vecchio nel mezzo. E ultimo, ma non per importanza, lui, nella speranza sia Alexander. E basta perché mi sono rotto le palle, onestamente. Please. Sì. Oh. Doveva essere una roba atroce. Doveva essere una roba atroce, d'accordo. E qui c'è il vaso. Il vassolo. Ok. Ah, questo è. Forse porcellana? Può essere. Bah. Saprei. Che cos'ha? Robbe? Si esamina? Con un bel design floreale, d'accordo. Oh! C'è una schifezza dentro. Sì. The Queen Ants Object. Ok, la regina delle formiche. L'oggetto della regina delle formiche era inserito nel vaso. Bello. Bello, interessante. Interessante, davvero. Ok. Quest'enigma mi ha distrutto veramente, cioè. Enigma maledetto. No! Zomboli! Zomboidi! Sopra. Ci ho pensato ora, c'è il luogo dove... Qua c'è la porta dove inserire le Golden Luger. Le Luger dorate. Quindi vediamo.
Allora, tanto possiamo... Cosa? Ma niente, via. The Golden Lugers! Qua! Oh! Progressi, molto lentamente, però ci sono progressi, in maniera... maniera lenta, d'accordo. Va bene, ci siamo. Almeno. Che è stato? Calma, eh. Vai, colpi pistola. Una vecchia foto è piazzata qui. Ok. È stata piazzata qui. Oi! Fulmini. E saette. Impazzano. Fuori. Piano. Che abbiamo qua? È stato scritto nel memo. Nel memo. Prima cifra... Stavo cadendo dalla... roba qua. Dalla sedia. Prima cifra, sinistra, destra. Seconda cifra, sinistra. Terza cifra, destra. Quarta cifra... Destra. Non devi resettare mentre manovri. Sinistra, destra, sinistra, destra, 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 destra. Non c'è energia. Accendere il computer ora? Sì. Ha sempre questi colpi di... questi momenti di psicopatia totale da parte di Alfred e Alexia. D'accordo. Che cosa? Che cos'è quello? Cosa mi vuoi rappresentare? Per favore inserire la password. Ah, sono solo quattro numeri. O comunque, quattro qualcosa. Sì. Cippa non va. Non ci entra. Cosa diceva la nota? Erano comunque numeri, parlava di cifre. Sinistra, destra. Sinistra, destra, 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 destra. Questo. C'è un bottone. Ah! Oddio. Sinistra. Destra. Sinistra. Destra. Cos'erano? 1, 9, 7 e poi destra, 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 quindi la quarta cifra. In questo senso, sì, penso. Destra. Destra. 1, 9, 7, 1, 1971. Può essere... Non ricordo minimamente. 1971. Ah! Che cacchio di culo. Ok. Porca merda. Conviene correre, Claire. Ditemi ora. Ditemi in questo esatto momento dov'è che mi ha colpito. Dov'è che mi ha colpito? Perché non mi ha toccato nemmeno. Mi avrà sfiorato. Se no, con l'unghio.
perché non ha tagliato le unghie, mi avrà toccato. Ma non è... ma nemmeno possibile, dai. Ma non è possibile, quello è un colpo. Intanto ci stiamo avvicinando al castello di Dracula. Oddio. Cosa? Va bene. Ah, la casa sulla collina. Cioè, le colline hanno gli occhi, no? Parlava di... c'era la nota dove parlava di colline, di case, di finestre. Intanto il cuore va, bene. No, non è possibile che ci state voi qua come... ma non è possibile che voi state qua come nemici normali, porca merda. Ma io un po' di pace non la posso avere, vai via. Non ne vale la pena minimamente combattere sti... oh cazzo. Combattere sti cosi perché devastano. Entra? Ok. Porca merda, che situazione obbrobriosa. Obbrobriosa. Il cuore che va. Però sta ansia, io non ce la faccio con sta ansia, dai. Ok, hola. No, e cominciamo con i pipistrelli. Te pare? Conviene ammazzarli? Cosa stai puntando? Claire. Madonna mia, sto... Claire! Va bene? Altri? Almeno è sempre in... caution giallo. Questa si apre. E... colpi di pistola, d'accordo. Poi si vede una fracca di niente. Va bene. Va bene. Va bene. Mi devi colpire, ovviamente. Non posso muovermi. Ah, che roba. Che roba a dir poco meravigliosa. Che roba a dir poco stupenda. Come siamo messi? Bene. Muy bueno. Altri. Sta cominciando a cadermi sui coglioni, col vero. Sta un attimino cominciando a scendere in una zona. Dov'è? Dove sta? Ovviamente. Hai visto mai? Ovviamente. Hai visto mai? Ok, scale. Uno spray, ok. E vediamo. Lo uso? Non lo so. Considerando quella che è la situazione, forse male non farebbe. Tanto se non mi curo ora, quando mi devo curare effettivamente? Cioè, lo uso. Keep focus, brother. Our enemy is only a little girl. Why is this taking so long? My apologies, Alexia, but I have been doing my best. The revival of the Ashford family depends on your success, brother. I am aware of that, Alexia. I will revive the family name myself and make you the master of the glorious Ashford family. Do not worry, brother. I will handle them both myself. Who is there? Is someone in the corridor? What is it, Alexia? Nothing. I believe I must have been imagining things.
Alexia ed Alfred. Let us go, brother. Let us go, brother. D'accordo. E andate, andate pure. C'è un'erbetta verde? Manco si vede, sì. Ok. Io la combinerei. Però voglio usare comunque lo spray, sì. D'accordo. Allora, che cosa abbiamo qua? Tuntum. 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 Cuore che batte. Non sto portando lanciagranate, non sto portando balestra con i... Mi voglio rovinare proprio. Ah, che meraviglia. Allora, che c'è qui? C'è della fornitura meravigliosa qui, niente di utile. Ok. Bigiotteria e non fornitura, vabbè. Ah, il music box sta suonando una bellissima melodia. Qualcosa è scritto nel back of the lead, nel retro del lead. Un attimo, momento cultura, acculturiamoci assieme. Lead. Ah, coperchio. Nel retro del coperchio, del coperchio, fidiamoci. Allora, la regina rossa e il re blu ritornano. La strada si apre. Fermarlo? Sì. Ah! Aspetta, calma, perché io... Anche tanto questa è una chiave, però... Silver, ok, è quella... Porca merda, mi ha fatto... Ok, io ho la... la Red Queen, amico mio. Ok, quindi... Lo ha riaperto. Prenderlo? Sì. Va bene, abbiamo preso il disco praticamente, d'accordo. Abbiamo la chiave, questa è quella d'argento che apre la porta col crest d'argento. Sì. Quindi vediamo un attimo. Però prima di tornare indietro... Ah, colpi. No, non voglio i miscellaneous books, voglio i colpi. Grazie. Adesso... Ok, i libri di biologia professionali sono ordinati in questa sezione. Di qua. Pim, 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 pim. La stessa roba sulla bigiotteria, sulla fornitura. Ah, e qua serve. Serve. No, e qui serve effettivamente il Blue King. Ok, e c'è una nota. Ok, un messaggio, una cartolina. Mio caro fratello, credo fortemente che la gloria della famiglia Ashfili... Ashfili? Che, dove cazzo l'ho letto Ashfili? Della famiglia Ashford? Allora, through your courage... Ah, vabbè, sarà riportato in vita attraverso il tuo coraggio e la forza di un onorato soldato. La tua fedelissima Alexia Ashford. Ok. Va bene. Ma a questo punto ci tocca, mi sa, tornare indietro, quindi superare il panico che c'era prima. Abbiamo vissuto per tornare qua, i vari stronzoidi gialli, e andare ad aprire la porta con la chiave d'argento. Sì, è il piano, d'accordo. Quindi via.
Okay. Di qua. Ora bisogna fare massima attenzione nuovamente ai nostri amici. Eccoli. Attacca, bravo. Ok, conviene stargli vicino perché nell'attacco non riescono a ricoprire quella che è la zona del porca puttana. Mi fai passare? Grazie. Niente, raga, oh, incredibile sta roba però. Cioè, riescono a colpirti a qualsiasi distanza, diventa quasi una cagata. Va bene. Va benissimo. Siamo sul fine, quindi ci sta. Vi giuro, comunque i miei ricordi su Code Veronica si sono interrotti del tutto. Cioè, non ho più... Non c'è più niente. Non c'è più niente nella testa. E tra l'altro è uno dei più complessi, effettivamente. Ok. L'abbiamo fatta franca. No, mentre che siamo qua io farei una robetta. Salverei. Poso questo per ora. Questi li accomuniamo a questi. Ok. E salviamo. La scheda blu penso di poterla posare. Cioè, a sto punto... Via, va bene. E soprattutto le cure, ne ho troppe, due. Una la possiamo posare. Ora si può salvare. Ok. E va bene, memory card 1. E via qua. Ok. Pam 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 pam. Ok. E andiamo. Allora, occhio adesso al solito ai nostri amichetti qui. La Silver Key. La Silver Door, volevo dire, è questa. Sì. Non la butta. Non la butta. Vuol dire che se ne apre un'altra. Un'altra. Interessante. Allora, qua abbiamo munizioni. Ok. Poi. Ah, ok, sempre la robetta... Prendiamola, Claire, grazie. La polvere. Ok. Qua. Niente. Piano. Un antico gran piano. Sul tavolo. Ah, c'ho le erbette. La. Queste sono simpatiche. Queste le prendiamo e le combiniamo. Beh, oltre che al piano non sembra esserci grande roba qua dentro, in realtà. Quindi per ora direi che ci possiamo sbaragliare di questa zona. L'altra porta penso che si possa aprire. È quella che sta sotto. Proviamo a scendere. Non ripetizio. Minchia, stai proprio messo, figlio mio, in una zona. Fammi passare. Grazie. Ok. È questa. Adesso qui di fronte c'è una porta. Che normalmente... Oh. Dimmi che è l'ultima. Grazie, signore. Ok. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Va bene. E ok. Allora, qui che abbiamo invece? Ecco qua. Merda abbiamo. Madonna, no, ma che tragedia.
se ne può più, non si, tanto mi ha messo sul cushion, al centro c'è la piastra, l'ho vista. Un attimo. E qua dobbiamo fare cose un po' documento. Ma ti sembra, porca puttana, veramente incredibile. Il report di Hank. Hank. Attendente, destinatario, ok, della... Del rapporto. Signor Alfred Ashford, capo della struttura. Oggi alle 14.32 sono arrivato con successo dal... Transport base. Ok, dalla base di trasporto dell'Umbrella. Con... la capsula in larga scala del BOV, dell'arma biologica. Ok, estrema cura è stata... il carico è stato trasportato in questo caso con estrema cura. E tutti i 108... porca miseria, tutti i 108 step di controllo sono stati confermati in condizione verde, con codice verde in questo caso. In accordo con la procedura standard, con le procedure standard. E momentaneamente è stato... ok, deposizionato, stored, non mi viene il termine, depositato, ecco, in un freezer. È stato momentaneamente depositato in un freezer. È sconfiggato. C'è una cosa che non capisco. Noi siamo normalmente assegnati a missioni speciali. Perché c'è stato... ah, ok. Perché c'è stato ordinato di trasportare una capsula congelata questa volta? Bah, non saprei. Ok, capisco che questo possa essere classificato come top secret. Ma senza essere a conoscenza del contenuto, dei contenuti, la nostra sicurezza potrebbe essere a rischio durante il trasporto. Questo sì, è vero, effettivamente. Questo è specialmente importante se i contenuti sono potenzialmente pericolosi o comunque aggressivi. In questo caso, would like to ask you to provide us. Ok, ci piacerebbe chiedervi di fornirci magari maggiori informazioni, ok? Semmai dovessero esserci assegnate missioni simili in futuro, d'accordo? Ricordo ancora i bei vecchi tempi. That I spent here in the military... quando ancora mi ritrovavo qui nella struttura di addestramento militare. Niente è cambiato da quegli anni. Ok, ci attrezzeremo per la prossima missione oggi alle 23. Vabbè, Umbrella Special Force Unit. Hank. USFU. Vabbè, non sta per nulla. Pensavo fosse un acronimo, però non... ok. Il buon Hank, d'accordo. Ora torniamo a noi in questa situazione di merda. Va bene. Posso prendere... ma scusate, ma mi chiedo una cosa. E c'è un problema enorme. Come cazzo faccio a prendere la piastra? Ok. Vabbè. Va bene, posso? Ok. E volevo intanto, ancora siamo sul giallo, via. Non ho mai preso, meraviglia. Apri, bellissima, guardate. Poteva andare in maniera tragica. È andata anche troppo bene, effettivamente. Ah, questa piastra. Penso anche un minimo di ricordare dove può servire. Un minimo. Dove c'era la ghigliottina? Dove c'era la ghigliottina? Ok. E la ghigliottina dove stava? È lì già un po' la memoria.
a farsi benedire. Allora, intanto devo uscire, questo è certo. La ghigliottina. La ghigliottina. Intanto superiamo lo scagnozzos qua. Ok. Devo tornare un bel po' indietro. Eccoli qua, che bello che sei. Ok, va bene. D'accordo. Non penso che da là lui possa colpirmi. No, non famo scherzi. No, perché mi sarei fatto più di qualche domanda. È bene tutto, però. Allora. Come si sentono? Questa. Ok. Saliamo. Ok. E via. Di qua. Allora. La ghigliottina. Non ricordo. Porca merda, non ricordo. E forse... Dove c'era il padlock? Può essere il lucchetto. Quindi... di qua? Mi sembra di sì. Ma vediamo adesso. Tanto... questi lasciamoli stare. Ok. Qua, ricordo. Ok. Ula. Ah, di nuovo in piedi? Va bene. No. Che fa, ti rialzi oppure... No, lui non si rialza. Però ci sono i suoi amichetti. Pistolozza. 2, 3, 4. Si è andato oppure... andato? D'accordo. Qua. Qua. Eh sì. Ula. Che succede? Oh merda. Non so se li sto tirando giù. Vorrei vedere qualcosa. Ok. Penso siano... sì, sono andati. Va bene. Stiamo andando. Ah, cazzi. Oh, madonne. Erbetta verde. La prendo e io la combino a questo punto a quella. Mi sono accorto di come in questo gioco convenga maggiormente curarsi realmente nel momento di maggiore criticità. Cioè non vale la pena, anche se sono sul giallo caution, usare la cura effettivamente. Qui cosa abbiamo? Quella è una cassa. Bellissima. Qui abbiamo colpi, d'accordo. Questa si spinge, quindi, giusto? Non da questo lato. Dall'altro lato. Così. Sì, così. E... allora, intanto che abbiamo la cassa qua, io farei una robetta. Ovvero... prendiamo. Combiniamo. Esploso qualcosa fuori, d'accordo. Combiniamo. E posiamo. Allora. Dov'è? Questi si combinano a questi e questi si posano completamente. Intanto questa via. No. Devo dire ruttino tattico nel frattempo. Questa via. C'è dove posso magari andare? No, vabbè, mettiamola qua e basta. Questa dove porta?
Questa porta dove porta? Ah! Perfetto! Ok, una shortcut. Allora io, arrivato qui, salvo. Salvo. Si salva. Ci teniamo tranquilli, quindi salviamo. I rullini li abbiamo, quindi via. Lo sta? Eccoli, 7. E via. Ok. Ok, observation room, d'accordo. E andiamo dall'altro lato a sto punto. Tolgo i rullini, in questo caso. Quindi via questi. Andiamo di qua. E via. A questo punto di qua. Ok. Brim 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 brim. Colpi pistola. Già lo vedo là dentro che c'è uno spray medico meraviglioso. Non voglio i chemicals, voglio i cazzo di pistola pulse. Qui, please, Claire. Grazie. 199. Cominciano a farsi un bel po', eh. Salve, com'è? Sembra sia stato anatomizzato. Non sta respirando. Ma ci credo, Claire. Ma guarda in che cazzo di condizioni si trova. Ma porca miseria, che genio. Spray medico, va bene. Ula, documento. Ah, nota dell'anatomista. C'è un demone nella mia mente. Non posso controllare l'impulso fierce, sarebbe felino, ferale in questo caso, che il demone ogni tanto guida nei miei atti, comunque, in quello che faccio. Cioè, ha il comando su quello che faccio. È una cerimonia brutale. Con il demone accanto a me. Provo piacere nel guardare persone agonizzanti nel dolore, urlando e avendo convulsioni ripetutamente fino a quando muoiono. Che roba simpatica. Ma il signor Alfred è stato abbastanza gentile da avvisarmi. The facilities, has given me the facilities. Ah no, scusate, il signor Alfred è stato tanto gentile da accontentarmi, a darmi gli strumenti della struttura, gli strumenti chimici, medicinali, eccetera, per studiare tutto in questo caso, d'accordo. Alfred quindi ha incentivato questo folle bastardo, d'accordo. Non potrei mai tradire la gentilezza del signor Alfred. It's very critical that no one discovers the scared place that only he and I know about. Ok. Especially critical. È di vitale importanza, ecco, che nessuno scopra il posto sacro che solo io. Ok, che solo io e lui conosciamo in questo caso. D'accordo. Giuro, il seminterrato di questa struttura medica resterà un segreto. Ok. E certamente. Ovviamente.
Tengo la chiave di questo poco sa po poco sacro. Tengo la chiave di questo posto sacro con me tutte le volte, tutto il tempo, d'accordo? Anche se degli sconosciuti dovessero vederla. Ah, non riuscirebbero mai a dire perché cos'è effettivamente la chiave. Cioè, giustamente uno la vede e dice, vabbè, è una chiave, punto. Non è che so che è per il posto sacro dove vengono condotti questi esperimenti maligni, d'accordo? Devo ricordare che la mia vita finisce quando perdo la fiducia del signor Alfred, d'accordo? Va benissimo, diciamo che l'anatomista non stava benissimo a sua volta, d'accordo? Un elaborato modello di un corpo umano. Qualcosa sembra mancare. L'altro occhio. L'altro occhio, mi verrebbe da dire. Quindi, salve. Ok, la sacca di un corpo è stata lasciata qui. Che bello. Ecco. Ma una pistoletta dalla sacca, Claire, no? A titolo di merda. Abbiamo gente. Abbiamo visite. Quello si ria. Lui corre. Sti cazzo di zombie me li dovrebbero spiegare comunque. Non ci credo che devi ricaricare. Claire, come siamo combinati? Niente, non posso. Non mi fa aprire il menu. Claire? Oh, Danger, ma che cazzo di meraviglia. Quanto ti amo. Ok, sei andato? No. Madonna, ma se sono duri, è incredibile sta roba. Ancora! Ma quanti sono? Si sta rialzando. Porca merda. Statti giù. Madonna, che fatica. Che fatica bestiale. D'accordo. Ma qua c'è una piantina rossa che prendo. Poi qua che abbiamo? Niente, mi fa piacere. Qua una strana sedia dalla forma strana. È una stanza delle torture comunque. Sì, che bellezza. D'accordo, abbiamo colpi di pistola. E poi... ah, un'altra di quelle... di quelle briefcase in duralluminium. D'accordo. Che apriamo subito a questo punto. Esamina. Beh. Ah, ok, è una... un accessorio per potenziare la pistola, la M93. Va bene. E direi di combinarla. Pistola personalizzata. Ok. Auto manuale. Ma auto nel senso che è su auto ora? Sì, è su auto. Ho buttato 3 colpi di pistola. Bene. Ah, tra l'altro il caricatore è anche più grande. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta tutto. Perché sto cuore? Perché sto cuore che batte? Un cuore matto, matto da legare. Madonna, che lentezza. Tum tum. Che c'è? Sento qualcuno che sta cenando. Pronto? Chi è? Salve. L'anatomista, suppongo. Oh, pezzo di merda. Ah. No, che fa corre? Ma che fa? Madonna, ma correva. Oh, oh, oh. Ma che era quella corsa clamorosa? Va bene. Sto stronzo. Che cos'ha? Ah,
Ah, occhio di vetro. E lo mettiamo nel corpo a sto punto. D'accordo. Let's go, progressi. Mettiamolo qua. E si apre. Via. Via. Ba, 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 ba. No, sto suono di pipistrelli de merda, no, eh. Via sterbetta. La combiniamo e ce la facciamo a corsa, perché io di pipistrelli onestamente voglio non vederne più. Via. Ustia. Te pare, no? Mi ha messo su caution? No, ok. Passivo. D'accordo. Poi passi, merda. Stai giù. È vivo, ovviamente. Te pare. Giovane, cade o no? Ok. Allora, combiniamo. Però i colpi così se ne vanno in un modo incredibile. Prendiamo sti colpi della balestra. Mai usata fino ad ora. Mai usata. Va bene. Ah, vabbè, colpi di pistola almeno. Si recuperano in questa maniera. E poi. Scendiamo. E apriamo questo. Bam, 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 bam. Che abbiamo qua? Una spada. La statua di pietra. Ok. Sta impugnando una spada arrugginita. Prendere la spada arrugginita? Sì. Hai preso la spada arrugginita, grazie. Ecco qua, che succede? Oh merda. Oh merda, oh merda, oh merda, oh merda, oh merda. Ok. Gira sta cafonata. Claire. Finito. Ok. Dobbiamo inserire la spada? Yes. Si è aperta. Porca put... C'è una cosa là. Via. Dammi questo e ti saluto. Ah, ok, lo spartito del piano. Va bene, va bene, va bene, ci siamo allora, ci siamo. Let's go. Let's fucking go. Quindi, torniamo indietro, alla grandissima questa volta. No, ho sentito una robetta che non mi è piaciuta. Andiamo. Via, 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 via. Ma perché questa roba? Sali. Che stronzata. Ai, ai. Ok. E via stavolta. Ah, comunque ci ho pensato ora. Io posso recuperare, considerando che qui c'è la cassa oggetti, le robe che... Perché sei vivo? Perché siete vivi voi? Cosa c'entra? Perché state in piedi? Cosa volete? Non entrano i colpi, porca merda! Dicevo, posso recuperare le robette dalla cassetta di sicurezza e metterle nella cassa oggetti, così almeno le porto sempre. Va bene. Famo sta robetta.
Dov'è la... Qua, sì. Allora, questa. Please deposit any metallic items you have. Un paio di palle, me li devi dare, è diverso. Cosa c'era qua? Porca miseria, non le lascio ste robe, mica, eh. Guarda che c'è. Scherziamo. Ma, perché dovrei lasciarle? Ok. E via. Sbam, 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 bam, 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 bam. Via, via e via. Pure le frecce, oh. E via pure le frecce. Ok. E mi sa anche l'altra cura può andare. Ok, ora sì. Ora ci siamo. Ora ci siamo. Dobbiamo tornare al palazzo, quindi. D'accordo. No. Ok. Di qua. E il palazzo qui. Oh, via. Io ora devo stare attento solamente sempre agli stronzoni, ai polipozzi, i polipozzetti. Vediamo, non svampiamo, Claire. Ok. Ora occhio. Il trucchetto è sempre quello di... Lui si gira così. Lui, perfetto. È andata in maniera meravigliosa. Ok, ok, ok. Contentissimo. Va bene. Andiamo. I cani? Greetings. You must be the lovely Claire Redfield. Ooh. Who are you? Ooh. Let's just say that who are I'm you? A ghost coming back to haunt your dear brother. Aya. Wesker? Wesker? It seems there's not much explaining to do, is there? I was the one who attacked this island. Who'd have thought you'd be hanging about? Oh, the ce la fa a ridere lui. Now that the cat dragged in this nice surprise, your ever so caring brother will definitely show up. I must thank you for being such good bait. I don't know what went on between you two, but you have them all wrong. My brother is not the kind of person you think he is. Aya. I despise Chris. Ma stronzone. Ecco, volata. L'anca. Ai ai ai. Che sono st'orgasmi, Claire? Vabbè.
how your brother will weep to see you die. Piano! La spezzi! What? What is it? Stay there. Bravo, bravo. I'm coming. But... Madonna. It appears you may be of some further use to me. I'm going to let you live a little longer. A little longer? Il Terminator, lui. D'accordo, bravo. Con i tuoi poteri de merda. Vabbè. Fatto... Mi va anche bene perché ha tolto di mezzo i cani, quindi va benissimo come roba. Allora, a questo punto il piano stava sopra. Lamentosi loro. Di qua. E di qua. E mettiamo lo spartito. Il Blue King! Oh! Ok. E ci siamo. Il gioiello blu. Perfetto. Perfetto. D'accordo. Va bene. Salverei un attimino. Via! No, brutto lui messo. Andato? No. Lui lo farei anche fuori, a sto punto. Perfetto. Salviamo. Sbababam. No, non l'11. Bravissimo, il 12. Aia. Queste li riposiamo. E via. Ce l'abbiamo, giusto? Sì. Ok. Beh, ora la roba più rompipalle sarà togliere di mezzo, comunque riuscire a... Esatto, schivare agevolmente, pezzo di merda, questi soggettoni. Se non lo prendiamo il colpo ogni volta non va bene. Allora. Andiamo. E voi? Che cos'è sta? Da dove spuntano loro, mi chiedo? Va bene. Tutti proprio da dover ammazzare perché bloccano il passaggio, che meraviglia. E i colpi mi sembra che... Sto sparando un pochino troppo adesso. Dovrei cominciare ad usare forse la balestra effettivamente. Pensavo fossero scomparsi, invece niente, sono sempre qua loro. Però se siamo abbastanza veloci... Vai. Ok. Grandissima. No, madonna. Ma perché?
davanti così. E che bellezza. Oh, ora siamo su Caution. Meraviglia, dai. Va bene. Bella stronzata. Andiamo. Oh. Via. Non vedo. Ok, ne sento un altro. Ora in, proprio in bocca gli andiamo. Ok. E ci siamo. Ai ai ai. Dov'era? Di qua. Sono un coglione. Ci ho pensato ora, sono un pirla. Sono un pirla. Certo, poi che provo a combinare. Sono un pirla perché ho dimenticato il disco. Il disco. Oh, signore. Che roba brutta. Vabbè. Andiamo. Andato? Sì. E vabbè, scendi, Claire, cortesemente. Claire. La scala. Ma... ma come... e come faccio? Ok. Sto vedendo robe incredibili, oh. Incredibili, davvero. Incredibili. Il disco ho dimenticato. Che palle. Oh no. Di nuovo loro. Giustamente. Madonna, ok. Niente, lui mi deve colpire. Bebini. Facciamo un viaggetto in più. Sgranchisce le gambe, Claire. Le gambe. I colpi sono praticamente andati. Ah. Andiamo. Ma le gambe. Evitiamolo. Bih. Il timing. Ora io farei una robetta del tipo. No, vabbè, però era solo il... dov'è? Eccolo, il disco. E via. Va bene. Che palle sta roba. Occhio! Evitarli di nuovo. No. Via tu. Bellissimo. E sali con calma. Ok. Ma una no hit su Resident Evil Code Veronica è fattibile? Cioè, ci sto pensando ora. Ma come... costi stronzi, come dovresti fare a non farti colpire esattamente?
Hola! Ha sboccato, d'accordo. No! Tu quante volte ti devo tirare giù? Me lo fai capire? Quante volte devo tirarlo giù questo? Boh, vabbè. Rischio veramente comunque di terminare i colpi della pistola. Mamma mia. Allora, stava di qua. E ovviamente stanno nel mezzo loro. Hai visto mai? Non posso passare. Che sfiga veramente. La porta è lì. Lui giustamente ci sta davanti. Ok, entriamo. Vabbè, gioiello blu. Si apre e mettiamo il disco. Oh, oddio, no, scusa. Ok. Allora. Ok. Saliamo la scala. E ci siamo. Pum pum. Pum pum. Tum tum. Sbum bum. Ho visto sbrulcicare. Ah, intanto non c'è niente di utile. Qua niente. C'è qualcosa a terra, no? Un busto. Ah! La libellula. Sì. Che facciamo come Alfred e Alexia? Del tipo... Ah, possono essere staccate, sì, infatti. Ok. E mo? Il tasto? Non è un tasto. Non è un tasto. Quel tasto non è un tasto. C'è un'erbetta verde. Va. Io questa per ora la tengo. Ah. Ok. Cioè la devo mettere nel culo della mosca. Della... scusate, della formica. Yes. Ok. Burububum. Lo sta? Eccola. Sì. Allora abbiamo... Intanto si può salvare. È una cosa not bad. Lo facciamo subito. Sul 13. Sul 13. Sul 13. Poi che abbiamo? Questa cosa è una... vari gadget, niente di utile. Lì c'è un libro. Ok, questo si sposta, perfetto. Let's go. D'accordo. Saliamo, recuperiamo il libro. Lettera di confessione. Lettera confessionale, ok. Alexia, mia sorella, mia cara sorella, mia sorella, sì. È un genio e possiede
una bellezza a Matched fuori dal comune, o comunque non nella norma, ecco, mettiamola così. Lei è tutto per me. I would overcome many obstacles and willing to risk my life for her. Ah, ok. Potrei anche superare ogni ostacolo e rischiare la mia vita per lei. Per Alexia. I must remember the glorious Ashford family, which fell during the. Ok, per Alexia, devo riportare in auge la gloriosa famiglia Ashford, che è caduta durante l'era di mio padre, Alexander. D'accordo. Insieme ricostruiremo il nome della nostra famiglia. Quando quello sarà fatto, costruirò un palazzo dove solo i nobili potranno avere accesso. Ok. Non posso. Non posso permettere che. The unwashed to see. Ah, vabbè, non posso permettere agli straccioni di vedere la mia cara Alexia. Gli straccioni. Al quale la mia vita è devota. Ok. Lei regna il mondo come regina e io come suo servitore. È proprio folle per sua sorella. Ok, pazzito completamente quest'uomo. Questo è il mio sogno. E quanto sarà dolce. Those accomplishments, questi traguardi saranno la prova del mio amore verso Alexia. È lo scopo della mia esistenza, cioè proprio solo per lei vive, d'accordo? Tutte le altre persone sono inutili e si devono. Ah, ok, si inchineranno presto, ecco. Self before Alexia and I. Ah, si inchineranno presto dinanzi a Alexia e me. Dinanzi a me, Alexia, davanti a me, Alexia. Devoto alla mia amata Alexia. Alfred Ashford. Va bene. Qualche problemino c'è con Alfred, eh? Oh, l'ultimo! L'ultimo. Aid force proof. Li abbiamo tutti e tre. Cavolo, sì. Quindi possiamo andare, effettivamente. Che bellezza. E questo? Ah, ritaglio di giornale. Una ragazzina di 10. Allora. Una generale ragazzina di 10 anni. Si è graduata, ok, come migliore della sua classe. Ah, ok, si è laureata come migliore della sua classe di una prestigiosa università. La corporazione internazionale. Azienda internazionale, corporazione internazionale, Umbrella Chemical Inc., ok, ha offerto lei la posizione di capo ricercatore. Capo ricercatore, parla di Alexia? Proprio di lei? Si parla di Alexia? Come capo di ricerca dell'Umbrella Inc. Interessante, direi di levarci dalle palle, da questo luogo oscuro e nefasto e nefisto e mefisto. Via. Cutscene! Claire Redfield, Oh hold it no. right there. Alexia! We meet each other at last. A pity I must say goodbye so soon. I am Alexia Ashford. For the pride of the Ashford family, I will kill you. C'è bisogno. Oh, porca miseria. What's going on? Oh, Steve! Eroe. Oh, merda. Ah! Steve!
Ma... Va bene. A secret door. After her. La porta segreta. Are you okay? Non sembra, eh? I'm fine. It's just a scratch. It's just a scratch. Ok. Tum tum, tum tum. Seguiamo Alexia, quindi. Ah, Steve. Ah. Sarà meglio controllare questa stanza. What? Wait. This must be... Ah! Pazzo criminale! Va bene. Wait a second. What just happened? A capirlo. So there never was an Alexia after all. No. You mean he thinks he's two people? Quindi, okay. Okay, that's it. Let's get out of here. Steve ne ha le palle piene. Self-destruct system oh, merda. Has been deactivated. He's trying to blow us up. E siamo fottuti, Steve. Immediately. Come on. We gotta get to that airport. Right. Va bene, dobbiamo andare all'aeroporto, d'accordo. E... è una parrucca, quindi sì. Sì. Sporca di sangue, perché effettivamente... Diciamo che Alfred e Alexia, a quanto pare, sono più o meno la stessa persona. O comunque lui... Merda. O comunque lui pensa di essere lei, in questo caso. Ambisce all'essere lei perché la considera appunto perfetta, quindi la sua idea è quella. Va bene, va bene. Quindi dobbiamo levarci dalle palle il prima possibile, a quanto pare. E dobbiamo andare all'aeroporto. Ok. Mi sa che conviene portarmi subito i tre emblemi in questo caso. Merda. Ok. Mi auguro possa essere l'ultima volta che devo passare di qua, eh. Che avete rotto tre quarti di cazzo. Madonna che schivate clamorose. Niente, è impossibile schivare in ogni caso. Cioè non nemmeno la soddisfazione di dire cazzo ho schivato il nemico. Va bene. D'accordo. Ucci sento odor di esplosionucci. Oh merda, via. Ah. Quindi aspetta. Calma. Posiamo questa per ora. Prendiamo questa. Prendiamo... Dov'è l'altra? Questa. E possiamo andare. Salvo, sì. Poco fastidioso. Salviamo qua. Ok. E riposiamo. L'orlino. Qua. Va bene. Via.
Ancora voi non capite che sta esplodendo tutto, via! Salve, posso? Senza farmi mozzicare? Grazie, gentilissimo lei. Claire! Oh! Those must be the remaining survivors. We'd better get out of here too. Right. Let's go. Let's go, dai, Oh, la musica sta pompando. Madonna. Via. Il cuore. Pam 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 tam 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 tam. Un attimo che. Ai. Ok. Via. We gotta get to that airport. Dai, dai, Steve. Ok. Via. Cos'era sta cutscene incredibile? Andiamo. Ora non ricordo se era la porta di destra o di sinistra dove mettere. Sembra sinistra. Direi quella di sinistra. Vediamo se. Oh cazzarola. Via. Di qua. Questa. Ok. Eccoci qua, 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 d'accordo. Mettiamo ste tre robe. Uno. Due. E tre. Ok, sì. Sto odiando l'audio di Code Veronica. Lo sto detestando. Va bene. Quindi com'è? Oh shit. Allora aspetta. Qua c'è una cassa. D'accordo. Ma qua. No! You can't take off unless we raise the bridge. Leave that to me. You stay here and make preparations for takeoff. Dobbiamo alzare il ponte. Ah, qua c'era una leva. Calma. Questa. Ah, questa è quella del. Ho capito qual è. Control lever. E quella. Fatemi fare un tentativo, ma non credo che. Penso di aver capito. Sì, 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 va bene, va bene, va bene. Ho capito. Via. Non di qua, di qua. Ora devo andare effettivamente dall'altro lato. Ora sì. Ok. Via. Di qua. E si va dall'altra parte. The self-destruct system has rotto le palle. Ok, via. Salve. Scriviamo i ragazzacci. Ok. Activated.
sopra. Dai, e ok, lei continua a tenersi la spalla, giustamente, tra morsi di zombie, cani bastardi, pipistrelli e piselli gialli. Quello che lei sa fare è tenersi la spalla a quel punto. D'accordo, alziamo. Sembra giusto comunque. Ok. Ora andiamo. Ok. Che c'è qua? Abbiamo un po' di gente. La chiave dell'aeroporto. Ok. Basta? Ah, è già morto. Vabbè, l'avevo inteso, Claire. D'accordo, ti ringrazio. Questo dispositivo controlla... Ah, l'olio della pressione del ponte. Vabbè, ma... in questo momento non serve. Quindi via. Dobbiamo tornare indietro. La chiave del cosa? Io non ho capito esattamente. Ok, dell'aeroporto, ma... K402, ok, K402 è quello che era la saracinesca che c'è sotto. D'accordo. Quindi, porta. Ok. Sotto la saracinesca che c'è qua. Questa. Via. Perfetto. Andiamo. Andiamo? E che cazzo. Va bene. Allora. Adesso. Oh merda, ricordo. Questo lo ricordo semplicemente perché è una delle... probabilmente... e non penso di sbagliarmi. Questa sezione è una delle peggiori su quella che può essere l'intera serie in questo caso. Ora si arriva a capire il motivo, ma è davvero una roba che semplicemente no. Cioè, atroce. Quindi ci dobbiamo attrezzare bene, con un buon motivo. Allora, tiriamo via questo. Lasciamoci questo e portiamo queste. E vabbè, salviamo giustamente nel frattempo. Claire, ma cortesem cazzo mente, ok. Qua, bene. E... riposiamo i salvataggi. E andiamo. Allora, minchia, però devo spostare ste casse. Come si faceva? Così. Poi... così. Sposta sta roba. Grazie, Claire. Aia. Dai. Capito, il self-destruct system, l'ho capito, basta. E via questa. Ok, no, spingi. Ok, ora sì. E... sto pensando. Cazzi. Ecco. Tragedia. Ci siamo. Va bene. Calma.
calma. Calma, perché c'ho problemi ora. Not allow you fools to escape. This is what you get for trying to oppose me. Non ti rompi le palle. Feel my revenge. My revenge. Quella risata. Oh no. Eccolo, l'uomo senza pene. Ed è bello in tutta la sua magnificenza. Salve. E che espressione piena di emozioni. Va bene. Claire, siamo ufficialmente nella merda, lo sai. Ma non è tanto questa la parte, quella complessa, è quella che viene dopo. Perché ora vabbè, è un po' un antipasto, no? Un pre-merda, un preludio. Via, 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 via. Allo schifo che deve arrivare, più che altro. E io direi, equipaggiamo subito, prima di subito, questo. Perché è finita, più o meno. Ecco. Cazzo. Boom, faccia in terra. Nice ass. Porca miseria. Allora, a noi due, pezzo di merda. Ok. Aspetta che... Vai, va bene. Non mi ricordo se deve necessariamente alzarsi per prendere danno oppure... Vabbè, facciamo finta che... Ok. Va bene. Fin quando viene stunnato... Meraviglia. Ecco. Ancora? Ne hai ancora? Hai rotto i coglioni. Ok. Via. Quanti colpi? No, che cosa fai, Jack? Devi combinare, imbecille. Ok. Via. Questo era un riscaldamento, più che altro. Un riscaldamento. The self-destruct system has rotto the minchia. Ok, via. Allora. Ansia sto timer, anche mentre che ci sono le cutscene c'è il timer. Una vita piena d'ansia, non è possibile. Tira sto coso. Vai. Ok. Va bene. Ok. Entra. Potresti farla anche da sola. Che stronza che sei. A cosa stavo pensando? Non lo so, via, non c'è tempo per pensare. C'è tempo solo per correre in questo momento. Ok, possiamo? Claire, grazie. Ci fermiamo, siamo persi. The self-destruct system. Via. Vai. Ok. Oh no. Via. E vai. Siamo, un po' di calma, cortesemente. Sì, switch. Switch alla switch. Grazie.
Ma questa è solo la quiete prima della tempesta. Sono cazzi ora. Cazzi amari. I was starting to get worried. Ma stai zitto. Let's go. Let's go. We're out of here. Time to say. Facci volare, Steve. Ma quindi Steve sa effettivamente pilotare un aereo? Ma bravo per lui. We made it! Yahoo! We made it! Oh, it's finally over! Yes. Che è sto sguardo birichino? Claire, I'm sorry. I know I caused a lot of trouble for you. No, it's okay. It was hard for both of us. Well, I really hope you find your brother. I know what it's like to be alone. Lo troveremo, Steve. Oh, Steve. So, where should we go now? I can take you anywhere you want to go, Claire. I hear Hawaii is nice this time of year. You got it. Che cazzo ridete, becilli. Eccolo. Aia. Il carro armato. Colpi di pistola! No! Vabbè. E poi cosa ci fanno sotto a un carro armato? Messi là, proprio in quella posizione, sotto ad un carro armato. Bah. This game is not over yet. Now you will see what real terror is all about. Sta calmo. Stai calmo. Stai calmino, Alfred. Oh shit! Ah, eccoci! The cargo room hatch is open. I'll go back and check it out. Allora, calma. Thanks. I've unlocked the cargo room door. Teoricamente, intanto salviamo di corsa. Via sto coso. E salviamo. Teoricamente. Può esserci un modo semplice per superare questa parte, con un po' di risorse che ho lasciato indietro, quindi vediamo. Allora. Questo lo ricordo, perché è una delle parti, penso, più... La più infame, credo, nella storia di Resident Evil, della serie in generale, quindi un attimino, togliamo questo. Via. Prendiamo questo. Prendiamo questi. E prendiamo. Ora cos'erano? I bow rounds. Non saprei. Penso, eh. Intanto combiniamo. Questi. Combiniamo. No, che sto facendo? Cosa sto facendo? Sono impazzito. Ok. Dovrebbe essere più o meno questo il setup. Signori.
Via. Ma vediamo. Vediamo un attimo come... cosa succede adesso. Come si evolve questa situazione. Beh, ve la faccio in poche parole. Ve la spiego in poche parole. Questa è una parte dove il rischio di rimanere softlockati è altissimo. Perché questo figlio di puttana, in questa zona così ristretta, a parte che ti prende ovunque e ti sciotta, l'obiettivo è tirarlo di sotto dall'aereo, perché non può morire in questa maniera, sparandogli semplicemente. Com'è che, nel frattempo ringraziamo l'ambulanza che passa, com'è che si tira di sotto? Con questo, con la catapulta. Quindi l'idea è: uno, poi, ora che abbiamo fatto sta roba, gli dobbiamo sparare addosso tutto quello che abbiamo. 6, 7, 8, 9, 10. Facciamo 10, forse anche meno potevano essere. 1, 2, proviamo a... Porca Eva. Ah, bene. Visto cosa intendo? Visto cosa intendo? Cioè, per farvi capire. No, per capirci più che altro. Ha fatto uno scatto in avanti. Mi ha tirato giù. E io non ho avuto sostanzialmente il tempo di rialzare. Due colpi. Due colpi gli sono serviti. Il tempo di... È vero che sto su caution, d'accordo. Ma non ho avuto il tempo di rialzarmi e poter attaccare effettivamente. Quindi si descrive da solo assolutamente. Allora, quindi riprendiamo un po' la roba, riorganizziamoci. Mi auguro di non dover rimanere troppo tempo con questo bastardo, onestamente. Io non so se potrebbe bastare, vediamo. Non lo so. Vediamo. Magari 5. E poi una granata di queste Bov. La Bow. Non saprei. Skippa sta caponata. Aziona sta roba. Ok. Ora. Concentrato. Dai. Porca Eva! Fammi andare. Ok. E... non so se mi sciotta. Beh, tanto vale curarmi. Tanto. E non so se... ok, dovrebbe bastare. Vediamo se... è bastato alla grande. Yes. L'ho capito semplicemente perché non faceva più lo scatto. Quindi, ok. What was wrong? Solo un tyrant, niente. C'è solo il tyrant. Vai tranquillo, Steve. What's happening? I don't know. The plane just changed direction on its own. It's flying in autopilot mode. I can't switch over to manual control. Oh, merda. My apologies.
But I cannot let you escape now. Oh. Alfred, you cross-dressing freak! Okay. Che stai a fare? Non è consenziente. Ma che sono sti suoni, Steve? Saberlo. Uh-huh. Latitude 82.17 degrees. That's the Antarctic. We're over the Antarctic. What? 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 Ecco qua. Those are the seaplanes that left the island right before us. Then that must mean this place belongs to Umbrella. Aia! Atterraggio perfetto. Ok. Salva la fine della prima parte, ovvio, ovvio. Quindi, seguendo questo ragionamento, siamo a metà gioco? Più o meno? No, non ricordo, cazzo, non ricordo. No. Non lo so, veramente. Ok, iniziando parte 2. Va bene. Mal di testa? Hey, wake up, Steve. Wakey, wakey. We're still alive. Come è messa Claire? Che posizione? Cos'era quella posizione? Comodissima. Bah. Aia. E te pare. Steve. Il durello è venuto. Thanks. È rimasto. Va bene. Minchia Steve. Ma poi nella mano te l'aveva dato. Oh, plane's trashed. Well, let's split up and find another way off this oversized. Io non ho capito questo split up. Right. Io non l'ho capito questo doversi dividere. Okay, let's do it. Ma perché sta cosa? A cosa? Prendiamo un attimino il controller in mano. Ma perché questo discorso del doversi dividere? Non capisco dov'è che può portare un vantaggio, onestamente.
Atlantic Transport Terminal. Sì, siamo in un... Atlantic, che Atlantic? Antarctic, scusate, Antartide. Va bene. Emergency Evacuation Vital Storage, Restricted Area. Ok. Aria ristretta, non si può. Andiamo di qua. Antartica, fredda. Freddo come posto. Allora. E ora un attimo, perché voglio evitare di buttare i colpi di quelle meraviglie. Probabilmente avrei potuto risparmiare un po' di quei colpi, eh. Già era andato la prima, secondo me. Però vabbè. Che abbiamo qua? Salve. Calmo. A sbattere. Ah. Colpi? Pistola? Prendiamoli, Claire. Grazie. Poi è tutto abbastanza buio. A metal shop machine with a diamond cutting edge. Ah, vabbè, il... Ah, no, questo è per... Ok, ho capito. Per tagliare i materiali, per rifinirli, ok. Blue herb, ecco. Quando in un Resident Evil si cominciano a trovare sicuramente le blue herb. Le blue herb non è un bel segno. D'accordo. Non nel dubbio, combiniamo. Senza saperne leggere né scrivere. E via. Basta sbattere sul cancello, sulla cancellata, per favore, basta. Allora, qui la strada interrotta, l'altro lato. È chiusa. Ah, c'è un'etichetta, machine room, sala macchine. D'accordo. Andiamo a trovare la chiave della sala macchine. Mi va benissimo. Allora. Altra porta. Porta puttana. Che abbiamo qua? Ah. Lui non mi sembra star benissimo. Occhio, perché qua questi si svegliano tutti. Te lo dico. Che c'è qua? Ci sono solo libri inutili. Madonna quanto è incazzosa Claire. E qui invece? Altri libri inutili. Che ho preso? Colpi pistola. Va bene. E là. Ok. Spray. E altri colpi di pistola. Bene. Va bene. E sul tavolino? Oh. Ok. Ecco. Te pareva. Ah, là ci sono pure colpi. E... Holy shit. Via. Coltello. Ricominciamo a fare un utilizzo proprio e legittimo delle risorse. Magari colpendoli i nemici, Claire, puttana tua sorella, veramente. Ai ai ai. Claire, ci siamo inculati, lo sai. Utilizzo proprio delle risorse un paio di palle, evidentemente. Porca puttana! Ok. Andato? No, prendiamo il coltello. Sperando di finirlo e beccarlo. Andati. Ok. Poteva andare molto peggio, quindi va bene.
E di qua che c'è invece? Colpi pistola, va bene, ne recuperiamo un po' in questa maniera. Sul tavolo? Nulla, sembrerebbe. Ah, la mappa della base. Ok. Penso che possiamo andare. Di qua non mi sembra esserci tutto sto granché. Vabbè, si può andare. Scendiamo le scale. Ah, un mostro. Potrebbe essere stato il killer. No, tua nonna, Claire. La nonna tua, Claire, potrebbe averlo ucciso. Ok. Buio come se... Si può accendere la... C'è una lucina, si vede. Forse da questo lato? Mi sto andando a bloccare ovunque. Claire, porca puttana, Claire, c'è una luce. E lui prende il memo. Beh, il memo di Alexander. Mio padre, Edward, ha scoperto. Ah, beh, ha scoperto il. Ha scoperto il virus che è in collaborazione con Lord Spencer, che era pure un nobiluomo. Ok. L'hanno studiato l'hanno studiato per gli scopi. Ah, ok, per uno scopo di utilizzo militare. Ok. Eventualmente i loro studi hanno preso forma. Ah, e hanno dato un nome alla variante di questo del virus madre, il T-Virus. Per, ok, nascondere le loro ricerche si sono. Ah, no, ok, semplicemente per nascondere le loro ricerche hanno messo in piedi l'Umbrella Chemical Inc. Ok. Major in biogenetics and been involved with a top secret project supporting my father's research. Ok, ho avuto un ruolo in quello che era le ricerche di biogenetica. Biogenetica? Sì. No, aspettate. In biogenetics and have been involved with a top secret. Ah, un progetto top secret supportando le ricerche di mio padre. D'accordo. Va bene. Ad ogni modo, le mie ricerche sono andate. Ah, ok, hanno superato una fase di difficoltà. E mio padre è morto nel mezzo del progetto. Aia. Siamo ora in una situazione di svantaggio rispetto agli altri ricercatori, ok? E c'è una grande competizione nel campo della ricerca del T-Virus. Ho disonorato l'onorabile nome della famiglia Ashford, che la nostra grandissima antenata Veronica aveva messo in piedi, ecco, ok. Se niente viene fatto, Umbrella, ok, avrà la meglio. Ah no, scusate, no, no. Se non viene fatto nulla, ok, Spencer prenderà il controllo, ecco, di quello che è l'Umbrella in questo caso. I must expedite the project to its fullest, without being detected by Spencer. Cioè,
devo mandare il progetto avanti nel modo più, se vogliamo, più rapido, più completo possibile, senza essere scoperto da Spencer. Dopo aver pensato parecchio, ho deciso di... Ok, installare, aprire Large Scale Advanced Research Facility. Un'altra struttura in questo caso, su larga scala di ricerca sempre. Ok. Sarà localizzato nel terminale di trasporto che ho creato usando la miniera abbandonata nell'Antartica. Nell'Antartide. Ok. All'interno della struttura, va bene. C'è questa miniera all'interno della struttura, sì. Ci costruirò una stanza, d'accordo. Sarà simile al design della mia mansion, della mia villa in questo caso. La dinastia tarda dei Trevor. Ok. Sarò in grado di pulire i miei ricordi a seguito. Cioè, sarò in grado. Chi è come l'ho tradotto col culo? Sarò in grado di far mente locale più tardi. Vabbè, per farla un po' più pulita e semplice. Per motivi di riserva, per scopi ricerca. D'accordo. Ok, motivi di ricerca. Questo progetto confidenziale. Ah, ok, daremo un nome in codice a questo progetto confidenziale. È il nome della bellissima antenata della famiglia Ashford, Veronica. Che spero di ricevere fortemente. Ok. Sono confidente, sono fiducioso che il risultato della mia ricerca sarà glorioso quanto il suo nome, e che lo nome, e che lo nome, yes, e che l'onore sarà ripristinato. The Ashford Family, once again. Vabbè, che sarà comunque riportato in auge il nome della famiglia Ashford ancora una volta. Va bene, tanto qua abbiamo colpi di balestra. Qui il link ribbon, ma in tutto questo, questa cazzo di luce io sempre non la posso aprire, giusto? Aprire, giustamente, io apro le luci. Io apro le luci, signori, sono l'apritore di luci. E c'è questa forma di sbattere su una grata, che è sto bordello? Allora, intanto possiamo lo spray, possiamo questa. Posiamo queste, posiamo questo. Questo non lo posiamo per un semplicissimo motivo. Prendo queste. No, però perché ho posato l'altra cura? Io una cura la voglio portare comunque. Questa la portiamo. Va bene, stiamo così. Quindi salviamo. Slot 1. E via. Base Antartica. Signori, io direi a questo punto che, avendo superato, siamo arrivati, non abbiamo superato, ok, siamo arrivati praticamente alle 3 ore in questo caso. Io, come se, già Claire in è in posa plastica, è pronta lei. I progressi ci sono stati. Abbiamo effettivamente finito quella che è la prima parte del gioco. Ci attende la seconda. La memoria è sempre più fievole, in questo caso sempre più distante. Non ricordo nulla, onestamente. Come sempre, io ringrazio chi entra per poco in live anche solo per salutare. Chi entra in live ed effettivamente rimane fino alla fine. Chi
chi recupera il tutto a parte. Adesso tutta sta roba sarà ricaricata in maniera integrale su YouTube, nell'ipotesi non siate riusciti in qualche modo a beccarla, ecco, in live. Ringrazio chi supporta come sempre al di fuori di Twitch, quindi anche nella real life, negli altri social. Se vi dovesse piacere tutto sto manicomio, tutta sta caciara che c'è, vi invito come sempre a iscrivervi dove potete, YouTube, Twitch, quello che vi fa più comodo, insomma, mostrate il cazzo di supporto se volete. Basta. Da un fulmicotone abbastanza provato, da una meravigliosa Claire fresca, il termine che mi viene in mente, e da questo meraviglioso suono di sottofondo che ha rotto tre quarti di cazzo, è tutto. Direi che ci possiamo beccare alla prossima. Dite quando alla prossima. Nel frattempo io ci stavo pensando. Alla prossima si potrebbe intendere, non so, domani. Credo più verosimilmente dopodomani. Di pomeriggio sempre. Oh, nel dubbio, come sempre, attendete comunicazioni, notifiche e cazzate di ogni tipo. Adesso davvero. Alla prossima.